Ciao a tutti amici, bentornati a un nuovo video. Oggi siamo con la Degustabox, come vedete in versione small, non sappiamo perché. Un po' l'hanno rimpicciolita. Hanno provato a consegnarcela ieri, non ci hanno trovato, quindi l'hanno portata a un punto di ritiro fortunatamente qui vicino a noi. Però quando me l'ha data ho notato che è veramente più piccola. O hanno notato l'involucro dentro, forse, quindi sono un po' più... Dici? Sì, vedo già i prodotti, quindi secondo me... È molto, è bella pesante. Non lo so, vai col tuo spronocchio. Allora, in ogni caso, perché il primo video che vede, per chi ci ha beccato per la prima volta, la Degustabox è questa scatola qui, con all'interno dei cibi di un valore totale di 30-35 euro. La Degustabox normalmente costa 17 euro circa, 15,99, giù di lì. E col nostro codice sconto, che è questo qui sotto, e c'è anche un link in descrizione che vi porta direttamente al sito con già il codice sconto inserito, la potete avere al 50%. All'interno ci sono dei prodotti nuovi ancora che devono uscire in commercio, magari esteri, infatti a volte ci sono arrivate lenticchie dalla Francia, cioccolatini dal Belgio, cose particolari. Non guardare. No, tira fuori i fogli. E... per chi la volesse, mette questo codice o va direttamente giù in descrizione che c'è il link. Bene, per chi già ci conosceva tanto, è la solita cosa mensile che noi diciamo. Però ci stiamo avvicinando a Natale, quindi la scorsa è stata molto molto buona. Ah, ma cosa guardi? È stata molto buona e questa è quella di novembre. Quindi dovremmo aspettare quella di dicembre, chissà com'è. E anche quella di dicembre noi non siamo a casa. No, sì. No. Si arriva adesso il 19-20, sì. Questa è arrivata il 22, quindi sì. Si arriva in tempo, riusciamo a... Esatto. Allora, quindi, noi assaggiamo anche la roba, ciò che può essere assaggiabile, che dici? Sì. Il resto... Poi. In un secondo momento. Chi inizia? Io sempre. Sasso, carta, forbice. Basta! Forbice. Ma vai. Sì, non c'è l'involucro perché c'è il prodotto. Allora, qui ho un bagaglio enorme. E allora, io prendo questo che di sicuro è dolce. E sono le latte, sicuro. No. Roberto Gourmet. Grissini torinesi rosa. Piccolissimi. Belli però! È un packaging fatto così. Questi sono i grissini. Sono fatti con la barbabietola. Novità, confezione riciclabile. Due confezioni. Prodotto da Susegana TV. TV cos'è? Treviso, forse. Torre Nemo, quindi. Che belli! Assaggiamo. Roberto. Sembra un'ossa. Alla barbabietola. Sono grissini. Sì. Inutili però sono grissini. Non trovo un senso comunque. Sì, da smangiucchiare così, ma... Buoni, ma... Dai, buone. 7? Sì. Si sente anche poco la barbabietola. Pressano super sfogliato d'azione 6 marca Bistefani, ma non capisco se sono guanti o alla crema. Vabbè. No, è duro quello. Guarda qui, c'è stare qui, dai, qui c'è l'altro io, non è. È arrivato un amichetto qui, un vostro cucciolotto. Non c'è ancora la cosa dei cani, vuol dire? No, vuol dire ancora no. Te la stiamo promettendo alla mano. Sono molto belli questi. Cos'è quello lì, vuol dire? C'è anche qui. Oh! Giù, seduto. C'è anche qui.
buoni, classici. Sembra il pandoro. Lo stesso sapore del pandoro, stesso sapore. La parte sotto, un po' più soda. Buoni! Ottimo, buoni. La mattina. Fate il mangio. La mattina sono buoni. Cerca tu, vuoi di qui? Dai, ehi, non guardare. Tu hai guardato. Va bene. Questa. Dove vuoi? Questa qua. Questa qui. Vai. Pasta, sicuramente. Pasta, sì, spaghetti. Oh, questa è pappa. Spaghettoni. Spaghettone al bronzo. Numero? Non lo so. Comunque sono questi qua, Barilla. Buoni, buoni, lavorati al bronzo, quindi carini. Quindi questa ovviamente non la mangiamo perché è pasta. Gnocchi? Caramelle, basta. Questi sono barbuti. Vuoi un grissino tu? Nutella. Vuoi un grissino? Vuoi un grissino? Dai, vieni qua. Questo qua proprio. Sono quelle cremosine tipo. Cos'è? Cremosine. Dai, una me la mangio. Il coccodrillo mi piace. C'è le cose, insomma. Vuoi il coccodrillo? Sì. Non voglio una stecchina, Non le reggo. Dai. No. Facciamo questo degli occhi. Addio. C'è la solita birra? Che pura. Questo non sono qualche salsa. Salsa? Wow. Salsa di Mexican. Piccante. Bella? Bella però. Bella il fai. È una salsa piccante, non so con dentro cosa, cipolla. Ideale con nachos. Allora questa la assaggeremo, ma non per te piccola. Vuoi il grissino? Ti è piaciuto il grissino? Assaggeremo magari quando fa. Andiamo. Cos'è sta roba? Avena merenda. Avena. Con? Bevanda al cacao per dare gusto ai tuoi spuntini. Avena e cioccolato? Mm-mm. Bevanda al cacao per dare gusto ai tuoi spuntini. Ah, però la proveremo. Fatto che c'è l'avena, però. Assaggiamo. Sa di cereale. Non c'è cereale. Senza zucchero, però se ci metti una puntina di zucchero è buono, come per il latte cioccolato, latte e cioccolato. Cereali. Buono, dai. Sì, con lo zucchero è meglio. No, carino però. Ciao. Abbiamo fatto sto giro. Si prepara una... Vabbè, l'altra è stata molto carica. No, spero che vada sempre se bella. Allora, zenzero macinato e cannella macinata. Ma proprio quelle che noi di cui non ce ne faremo un bel nulla. Noi proprio non ci piacciono queste spezie. Sono della drogheria solita. Però queste veramente. Cioè la cannella si potrebbe usare a Natale per i dolci, si fa in tempo, tipo sul caffè e latte, così. Noi proprio non lo usiamo e manco il. Allora, queste sono altre caramelle. Vabbè, tira fuori tutto, dai. Allora, abbiamo
Un altro sacco di caramelle. È stato quello da dare ai bambini, ormai non ne ho una patina. Wheators. Boero. Il boero, cioccolato extra fondente con liquore al limoncello. Ma l'hanno aperta? No, schiacciata solo. Poi c'è questa passata Agromonte, siciliana con ciliegino, buona, molto buona. E poi le Ricola originali, classiche. Che carina! Allora, questa è la confezione. E dentro sono fatti così. Piccolo anglosino, eh? Carino. Facciamone uno. Wheators. Ma cosa hai detto Wheators? Wheators è quello che fa cioccolatino. Dammi un coltello per favore. E qua si sbroda, sì. Comunque, che dire? C'è stato di meglio, diciamo. Sì, rispetto a quella dell'altra volta veramente non ci siamo. Sta uscendo il mondo qua. Aiuto! Ma è limone. È fortissimo! Cioè, si capisce quanto spinge? Ma di alcol è poco, eh. È il gusto del limone che è forte. Vabbè, cari amici, l'unica cosa buona per me sono stati croissant, perché sul giro non ci siamo. Ah, 2,5. Cioè, i croissant e questi ci stanno. Ah, non è che abbiamo assaggiato più di tanto. La salsa esteticamente è bella, per il resto pure questa è buona. Pure. Un classicone, dai. Quando c'è roba un po' così. Però secondo me rispetto a molte altre volte c'è meno roba. Anche secondo me. Molta meno roba, perché se vi ricordate c'era... Forse dipende dal contenuto che fanno. Cioè, nel senso, sono, vedi, boccioni grossi, pacchi grossi, quindi non serviva né l'involucro protettivo e né la scatola grande. Passami i fogli, per favore. Vediamo un po'. Vai. Allora... Passata. Ah, per fare... per fare? Gli arancini. Giusto? Beh, si potrebbe provare a fare. Poi qua ci sono tutti i dolcetti del boero, che poteva essere con la ciliegia e il liquore, vabbè, il limoncello, o con crema whisky. Buono. Extra fondente. Per cui ci sono tutti i fogli della IVE. E ovviamente abbiamo lo sconto addirittura del 40%. Se vi interessa è Degustabox 40. Anche questo qua c'è un 30% sulla l'avena del boccetto. Ah, sono vari questi. C'è pure il c'è il gusto di cacao. Il gusto di cannella. No, oh, meno male. Uno che non lo so e avena originale. I prezzi. Ok. Il boero 1,49. Ok, il pacchettino. I grissini 1,59. Vabbè, c'è poca roba, quindi la conoscete. Le due buste, le cannelle, cose 99 centesimi l'una. La salsa no, 1,79. La ricola 2 euro. Il prodotto del mio sono i croissant, okay. 2,99 euro. Even 2,99. Questa è quella lì. Poteva essere guacamole messicana, jalapeno, cheddar. Ok. Quindi questa messicana 3,49. Se no le altre 3,99. Ok. Poi? Beh, però quella cheddar non era male. Secondo me non era molto. Gli spaghetti 1,35 e le due buste del caramelle 1,29 l'uno. Ok. Bene. Bene, amici. Detto ciò,
il prodotto migliore? No, le brioche perché sapevano di pandoro. Abbiamo assaggiato proprio niente. E anche questi sono buoni. Però alla fine... Non sono soddisfatto. Voglio vedere questo. Vabbè, dopo dai. Beh, magari se lo facciamo gli arancini facciamo il video che lo facciamo tutti insieme. Esatto. Va bene, quindi per questo video è tutto, per questa degustabox. Vi ricordiamo di... Giù nel link c'è per avere lo sconto, almeno provate la prima che ci sta, perché comunque per la potete pagare 6 euro, mi sa, 6 o 7 euro. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale, lasciare mi piace, lasciarci un commento se ci volete anche solo salutare. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao amici!